Assessore Daphne Musolino, assessore all'ambiente e rifiuti del Comune di Messina. Buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato a celebrare la giornata della festa dell'albero insieme ai sottoscrittori e ai comuni che hanno sottoscritto e aderito alla carta della macchia mediterranea. Il Comune di Messina ha già aderito nel 2016, quindi mi trovo già tra i soggetti che aderiscono all'iniziativa e ben volentieri oggi sarei stata con voi, ma purtroppo impegni istituzionali mi costringono a restare a Messina, anche perché il mio sindaco, con metà della nostra giunta, in questo momento è in trasferta in Spagna, quindi chi è rimasto a Messina in questo momento sta cercando di fare un po' di tutto. Non posso quindi essere presente con voi, ma ci tengo a mandare un messaggio. L'ambiente siamo noi. Ogni concreta azione che noi facciamo quotidianamente a favore dell'ambiente è un'azione che si ripercuote positivamente nella catena totale che porterà poi finalmente a un cambio di abitudini e alla sensibilizzazione ambientale, che è l'obiettivo che dobbiamo perseguire e raggiungere. Mi fa piacere oggi condividere con voi il mio tè quotidiano. Ogni mattina in assessorato ho il piacere di condividere anche con i miei collaboratori un momento di ristorazione, di tè, di condivisione. Abbiamo portato le tazze in assessorato, abbiamo i cucchiai, abbiamo allestito un piccolo punto di ristoro in cui concretamente mettiamo in pratica quelli che sono gli obiettivi dell'ambiente, cioè abbandonare le cattive abitudini, abbandonare l'abitudine a utilizzare bicchieri di plastica, bottiglie di plastica, tutti quei materiali che non sono riciclabili e ritornare un po' a quello che facevamo una volta, quando mia mamma in occasione del pranzo all'asilo mi metteva in un portavivande le posate ogni giorno e poi a fine giornata me le cambiava con un paio pulite che avrei portato l'indomani in asilo. Queste sono le azioni concrete che nella loro semplicità, alle volte potremmo dire nella loro banalità, contribuiscono invece concretamente al miglioramento dell'ambiente. Sono piccole azioni quotidiane che influiscono sulle nostre abitudini di vita e in una catena in cui ciascuno di noi mette in primo piano una piccola azione, riescono davvero a migliorare l'ambiente. Questo è quello che mi sforzo ogni giorno concretamente di fare, insieme a attività di programmazione più ampie, alla realizzazione dei siti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, all'avvio della raccolta differenziata che sta andando molto bene a Messina, in una città dove la raccolta differenziata era appena al 12%, stiamo sfiorando il 30% in meno di un anno, abbiamo delle percentuali di raccolta della carta soprattutto elevatissime. Grazie a che cosa? Soprattutto alla sensibilizzazione che abbiamo fatto nelle scuole coinvolgendo i ragazzi. Venerdì presenteremo le azioni che abbiamo pensato come Comune di Messina per la settimana europea della riduzione dei rifiuti, fra le quali c'è anche la carta riciclona, ma soprattutto c'è un mercatino di uso e riuso che vuole essere un'occasione per convincere tutti noi che a casa abbiamo tante cose e invece di buttarle le possiamo portare, condividere, scambiare con chi ha altrettante cose a casa propria di cui non fa utilizzo e invece di intasare i cassonetti, le discariche o abbandonarle per strada o chiuse dentro un cassetto, possiamo rimetterle in circolo e dare loro una nuova occasione di vita e di divertimento. Grazie, non mi dilungo oltre, sono stata un po' lunga, vi stringo un grande abbraccio, ringrazio Gino Ioppoli, il sindaco di Caltagirone, per avermi dato questa possibilità di questo saluto e vi auguro una buona giornata.